Non si arresta l'emergenza sangue, la carenza principalmente di due gruppi sanguigni rischia di mettere a repentaglio la salute dei pazienti talassemici, tra cui parecchi bambini. I volontari dell'Avis di Mascali si sono attivati stamani per una nuova raccolta di sangue. I gruppi sanguigni di cui abbiamo più necessità in questo momento sono lo zero e l'A, soprattutto lo zero negativo, ma un po' entrambi, sia positivi che negativi. L'emergenza è forte sia per le esigenze dei malati di talassemia, tra cui molti bambini, come ricordava lei, ma anche per tutti i primi interventi per le emergenze che si verificano sul territorio, visto il momento di forte villeggiatura. E voi oggi avete organizzato questa raccolta, avete già altre giornate pronte? Sì, le prossime date di raccolta saranno domenica 6 e venerdì 12. Infine ad agosto, il 31, ci sarà una donazione serale con orario sempre 17-21 per cercare di dare sempre la possibilità a chi vuole di fare questa esperienza la sera per avere un po' di più fresco, diciamo. Una stagione particolarmente difficile. Dal centro trasfusionale si registra un calo di donazioni rispetto allo scorso anno. Purtroppo abbiamo delle notizie anche a livello nazionale, le donazioni sono in calo. Ancora una volta voglio lanciare un appello alla popolazione di andare a donare e di compiere questo gesto importante per chi sta meno bene di noi e per chi è più sfortunato.